Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Sofia Fracallieri. Ciao! E vi faremo imparare una canzone molto bella che a Sanremo quest'anno a me è piaciuta tanto, a te? Anche Anche? Di Michele Bravi. Michele Bravi, che mi ha detto Mio marito, sì, ci siamo essere tuo sposati. marito, infatti, lo sa, e si chiama L'inverno L'inverno dei dei fiori. fiori, dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, prima di proseguire con questo video, io vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo e arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi soltanto, che sono Re minore, quindi qua sappiamo esserci il Do, dove ci sono i due tastieri. Re, Fa, La, con il Re minore. Poi avremo Do maggiore proprio, quindi Do, Mi, Sol. Poi andiamo indietro per comodità e ci sarà il Fa maggiore, quindi Fa, La, Do, ormai il Fa maggiore. Ed infine l'ultimo accordo sarà il Si bemolle. Quindi questo è il Do, Si, Si bemolle, Re, Fa. E questi saranno tutti e quattro gli accordi. Vi facciamo ascoltare. Poi si riprende tutto da capo come prima, gli accordi restano invariati, ma vi facciamo comunque ascoltare come fa. Spiegami come si fa ad aspettarsi niente, a parte quello che si ha, a bastarsi sempre, uscire quando piove. Insegnami come si fa ad imparare la felicità, per dimostrarti che se fossimo stai suoni sarebbero canzoni, e se fossimo stagioni verrebbe l'inverno, l'inverno. Bene,
come abbiamo visto, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Sofia. Ringrazio te. Di averci, e anche ringrazio tuo marito per averti concesso di venire qui e insomma cantare per me. Ciao, e vi lascio come sempre in descrizione un link dove trovate il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare un po' le basi del pianoforte di puntate preesistenti già su questo canale, ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata che vi spiega di come poterlo fare, quindi vi lascerò il link anche di quella in descrizione. Ok? Ciao! Alla prossima!